Se vuoi sapere di più su questo mondo, ti invito al corso Battery Maker. Se vuoi diventare tecnico specializzato, bravo in questo settore, che oggi è il settore clou, un settore molto importante, perché oggi si stanno vendendo milioni di bici elettriche, monopattini, scooter, qualsiasi cosa, anche elettroutensili, aspirapolveri con batterie litio. Ma quando queste batterie litio non funzionano più, ragazzi, che cosa fanno i clienti? Devono andare ad acquistare una batteria nuova che costa tantissimo, tante volte invece si può andare a ripararli perché si brucia il BMS o si brucia una cella o c'è un falso contatto. Perciò, se vuoi andare a avviare una nuova sorta di settore lavorativo molto ma molto profittevole, da ora in poi, attenzione, non è che solo oggi, sarà da oggi nel futuro, perché questi sistemi sono sistemi del futuro. Io ti invito a cliccare sotto in descrizione, c'è il link al mio sito. Sul sito troverai il corso Battery Maker che in questo momento è in promozione. Poi ho anche il corso Power Wall Maker, è un corso dedicato a tutti quelli che vogliono andare a costruirsi un gruppo di accumulo per l'appartamento, cioè per andare a risparmiare energia elettrica dal fornitore energetico. Tu ti costruisci il gruppo di accumulo, accumuli energia da un fotovoltaico, da un eolico e la sfrutti a casa tua, così da pagare meno o, se riesci, se hai la fortuna di vivere in zone ben predisposte, non pagare, ragazzi, più l'ente fornitore energetico. E ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Ragazzi, oggi siamo in laboratorio perché ho smontato una delle mie batterie per scooter elettrico. Sono, ragazzi, le batterie dell'Ascol. Ascol è uno scooterino che in questi anni sta spopolando in tutta Italia. Ragazzi, questa è la BMS. Ora io l'ho smontata anche uno perché non funziona, è difettosa. E infatti ha mandato in pallone tutto il pacco batterie, eccetera, eccetera. E due anche per farvela vedere. E allora è una BMS fatta, diciamo, discretamente, anche se non so perché un grosso, grossissimo numero di queste BMS, ragazzi, ha difettato. E allora partiamo dall'analisi della BMS. Una BMS è una scheda elettronica realizzata su un circuito stampato, doppia faccia e ha faccia 1 e faccia 2. Qui abbiamo tutti i vari componenti SMD. SMD vuol dire piccolini, i più piccoli, diciamo, che si possono andare a montare su un circuito stampato. E ogni componente, diciamo, ha una sigla, SOT 2835 08, eccetera, eccetera, che indicano le dimensioni dei componenti. Possiamo vedere il più grande, per esempio, sono questi più grandi. Poi ci sono questi che sono i MOSFET di potenza, questi sono dei resistori, questo è un regolatore, sarà un 7805 per andare ad alimentare a 5 volt tutto l'impianto di logica, perché ovviamente, ragazzi, questa scheda è un 2 in 1, cioè una parte di logica, cioè la programmazione vera e propria, di controllo e poi la parte di potenza. Perfetto. Perciò possiamo suddividere questa BMS, così come la vedi, in tre. Parte 1, ok. Parte 1, che è questa, da qui a qui. Parte 2, da qui a qui. E parte 3, da qui a qui. Perfetto. E allora andiamo a vedere la parte 1. Mi avvicino, ecco qui.
Allora, la parte 1, che è questa qui, è la parte, ragazzi, vera e propria di potenza. E infatti abbiamo sia i connettori di uscita connessi qui, positivo, negativo. Qui c'è tutta una pista grandissima come larghezza che appunto ci permette il passaggio della corrente. E abbiamo poi i componenti di potenza che sono questi, 1, 2, 3, 4, MOSFET. Questi sono quei componenti elettronici che nella realtà, nel concreto, ti vanno a pilotare il tuo motore. Se si brucia uno di questi, al tuo motore arriva meno corrente. Arrivando meno corrente, cosa succede? Piano piano gli altri si sovrariscaldano e bruciano tutti. Poi andiamo nella parte della logica, che è da qui a qui abbiamo detto. Questa parte, ragazzi, include che cosa? Include un microcomputer che fa, diciamo, dei controlli di voltaggi, dei controlli di correnti, anche una sorta di programmazione, perché come vedi questi sono dei pin di uscita, input-output, e da qui connesso con un computer puoi andare a programmare la BMS, fare dei check, dei test, leggere i vari voltaggi delle varie celle, tutto diciamo online, in diretta, ecco. Poi abbiamo questo che è un connettore per cavetto flat. In questo connettore cavetto flat, ragazzi, c'erano messi i sensori di temperatura. Sensori di temperatura che erano, diciamo, sparpagliati per tutto il pacco batterie, così da tenere sotto controllo la temperatura vera e propria delle celle. Perché se il sensore captava un aumento brusco della temperatura delle celle esterne, vuol dire che c'era qualche problema. E che cosa faceva? Staccava il circuito, non permetteva più, ecco, alle celle di funzionare. Poi abbiamo il circuito di bilanciamento che è da qui a qui. Questo, ragazzi, è un pacco batterie, o meglio, una BMS per pacco batterie li-ion da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15S, perciò 15 celle serie. E questo da qui a qui è il tutto il comparto che ti permette il bilanciamento della ricarica e della scarica. I connettori dove vanno connesse le celle, le varie serie, sono tutti questi, tramite una vite, questo. Sono 16 più, poi ci sono quelli di potenza, che sono questi di uscita, per la ricarica anche. La ricarica, e questa è l'uscita vera e propria con un connettore, eccolo qui, a 1, 2, 3, 4 pin che si va a interfacciare poi tramite queste piste che corrono, 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 corrono e arrivano precisamente qui in questa zona che è la zona del controllo, ecco, digitale. E esistono in commercio BMS, ragazzi, non solo così strette e lunghe, ma esistono BMS quadrate, BMS di varia forma e di varia potenza. E analizzando questa, ragazzi, posso dire che è fatta discretamente bene, anche se volendo potevano aggiungere uno o due MOSFET in più, due MOSFET in più, modificando un po' il circuito stesso, così da avere più potenza in uscita, perché mettendone 4, anche se come minimo questi avranno una corrente di uscita di almeno 30 A cada una, perché sono molto grandi, ecco, sono grossi come dimensione. Però, volendo, potevano migliorare il comparto MOSFET facendolo più prestazionale e magari mettendo un bel dissipatore appoggiato sopra, dato che sul pacco batterie lo spazio c'era, potevano anche farlo. Niente, ragazzi, tutte le BMS abbiamo detto che sono formate da questo, sono formate dalla potenza, dalla logica e dalla parte di bilanciamento vero e proprio.
Il bilanciamento vero e proprio viene fatto tramite dei resistori che appunto scaricano o caricano e da una logica che controlla i voltaggi di tutti questi settori. Se il video ti è piaciuto lasciami un like, continua a seguirmi, iscriviti al canale con la campanellina abilitata a tutte le notifiche. Ciao e al prossimo video.